partito. Ma neanche il caffè mi fai bere in santa pace. Alla vostra. Alla vostra. Quindi per brindare col caffè. Senti, l'alcol come lo dai? Lo champagnino potevi portarlo. Ma ti porto un prosecchino ogni tanto. Dai, mamma mia. Soprattutto quello che fa tu. Io non c'ho una lira. Billy tutto il giorno e appunto. Poi senti, qua in Danarosa ti voglio vedere in camicia e in maglietta. Io sono quello che lavora alle mani sporche. Hai capito. Dai. Vabbè, lasciamo perdere. Allora. Ecco. Cos'è che vuoi? Allora. Vuoi fare un video per bere un caffè? Cos'è che vuoi parlare? Allora, aspetta, lo avvicino un po'. Avete presente che ogni tanto si mette una macchina a rischio esplosione sul perimetro del capannone? Così se per caso va storta e parte la fiammata, siccome non puoi contenere la fiammata, segue il tubo da cui dovrebbe uscire la roba brutta, esce fuori il capannone, rompe uno sportello e fa... E va al vicino. Bella roba. Tu li fai? Sì, purtroppo si devono valutare queste cose. Come le valuti? Cosa bisogna guardare per valutarle giuste? Beh, sicuramente, come hai detto tu bene, la posizione dove vado a mettere la macchina, per cui il filtro in questo caso, piuttosto che il tragitto della tubazione. Capita a volte di vedere purtroppo filtri che ad altezza d'uomo hanno i famosi pannelli antiscoppio, che sono uno dei primi sistemi che vengono installati sui filtri proprio per evitare l'esplosione del filtro stesso. Però se parte il colpo e tu ci passa davanti di fianco, sei morto. Vabbè, un in meno. Cioè, devi proprio passare in quel momento lì, anche ma te. Che sfiga. Cercare, no? Ogni tanto la sfiga. Però comunque c'è anche la cosa di un in meno, siamo troppi. Scuro lì, se vai in boscare, qualsiasi sigaretta. Poi dovrebbe esserci anche la distanza dal mio pannello, il mio capannone e il vicino, perché non è che le fabbriche sono tutte lontane, se mi parte il colpo e vado al vicino. Esatto, bisogna anche mettere dei deviatori di fiamma, di flusso, per cercare di preservare o di evitare. Anche una rete magari. Magari. Non è detto che tenga il colpo, però almeno lo rallenta. Magari non vicino dei depositi di combustibili, sostanze di carbonio. Anche magari il deposito di vernice aperto, comunque consumate. Quindi il pannello dovrebbe essere una zona perimetrale del capannone dove non passa nessuno, a un'altezza dove non prende nessuno, esatto. Dove c'è una distanza per raggiungere il vicino ragionevole. Esatto, comunque evitare il pannello antiscoppio e mettere altre cose che possono essere delle valvole non ritorno con deviatore per deviare proprio la linea di fuoco, come dicevi tu, da un'altra parte, cioè dove non è pericoloso. Come parla bene, hai visto? Parlato dal maestro. Ciao. Ciao.